Hai raccontato che sei figlio di albergatori, ma quando hai capito che la tua vita doveva essere l'avventura? L'ho capito, te la devo proprio raccontare questa, perché talvolta si associa l'essere avventurieri con un estremo coraggio, no? con grande determinazione. Io dico sempre che sono diventato avventuriero per paura di diventare un mediocre bancario. Infatti a 22 anni, il momento in cui ho iniziato a dedicarmi all'avventura in maniera professionale, all'epoca studiavo scienze bancarie all'Università di Milano ed era un'attività, per quanto l'avessi scelto, un'attività che era diventata troppo estrema per me, troppo impegnativa. E ricordo un giorno in particolare che feci una sorta di proiezione a 10 anni di quello che sarebbe stata la mia vita se avessi continuato a fare quello che stavo facendo, e non ne rimasi particolarmente colpito positivamente. E quindi iniziai a occuparmi di viaggio, di avventura, proprio per cercare di recuperare un po' la mia dimensione umana, nel tentativo di trasformare una vita nella vita che avevo sempre desiderato. Viaggi che hai fatto, hai attraversato 2 oceani, hai attraversato gli Stati Uniti a piedi, per te sono anche una metafora per sfidare i limiti? Beh, sai, tutto è una metafora di tutto. L'avventura è sicuramente una metafora molto azzeccata della vita, io credo. Nello specifico il mare forse ancora di più, perché ti dà proprio la sensazione di movimento, di montagne da superare, di ostacoli, insidie da affrontare. E proprio come la vita, alle volte il mare ti porta dove non vorresti andare, per poi scoprire che se la vita ci porta in una direzione, c'è sempre una ragione. Il problema è che lo scopri a posteriore, a distanza di anni. E come la vita, anche l'avventura sa essere molto benevola, sa regalarti grandissime soddisfazioni e soprattutto il piacere poi di comunicare, condividere con le persone, come in questa occasione qua. C'è stato un momento nei tuoi viaggi in cui invece hai avuto davvero paura per la tua incolumità? Un momento in cui naufragai a Formentera nel 2004. Fu un momento particolarmente impegnativo anche dal punto di vista mentale, no? Psicologico, da affrontare. E poi momenti come quello che vissi sempre attraverso l'Atlantico, in cui rimasi senza cibo. Anche lì, in quel caso lì, ebbi molta paura di non farcela. Una cosa che mi ha colpito molto del tuo intervento è stato quando hai raccontato il naufragio a poche miglia dalla costa australiana. Era un insuccesso, invece per te è stata una cosa preziosa. E a mio avviso insuccesso è laddove non si riesce a vedere niente dietro un evento, e invece quell'evento fu molto carico di significato, e per me grazie a quell'evento la mia vita migliora molto, e adesso sono maturo anche perché sono riuscito ad affrontare quel momento così difficile.